Uno scorso commento mi ha chiesto che fine ha fatto la ghianda con la P. Eccola, sta qui. Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. Abbiamo appena finito il deserto delle torte in toto, mancano solo un paio di monete e stelle da prendere e posso decidere se andare su ghiacciaio candito o acque frizzanti. Vediamo un po' acque frizzanti. Allora, faccio acque frizzanti, però perché in genere il mondo acquatico è sempre il 3. Però io odio i livelli acquatici. Non in tutti i giochi, principalmente nei Super Mario Scroller. Perché sono particolarmente tediosi. Spiaggia zampillosa. Nice. Iniziamo con qualche segreto? Beh sì, il 1-up ci vuole sempre. È sempre ben gradito. Però se io andassi qui sotto, non c'è niente. Wow! Allora, senti. Le hitbox, signore! Signor Miyamoto, che hitbox mi ha fatto in questo gioco? Vabbè, dai, è come se non ne avessi persa neanche una, dai. Diciamo la verità. Ok, andiamo un attimo a vedere perché non mi sconfinfera. Infatti, ragazzi, quando non sconfinfera, non sconfinfera. C'è poco da fare, se non sconfinfera. Quindi qui solo per questo? Ok, ci sta. Va bene, proseguiamo. Ah, però aspetta, io voglio andare qui ora. Ok, esco qua. Allora, anche qui non è che mi sconfinfera molto, però penso che sia giusto per un fattore puramente mio che ho. Allora, non mi piace perché è strano sto posto. Allora, i livelli acquatici sono sempre un po' particolari. Però boh. Allora, le piante piranha in teoria non danno problemi quando ci stai sopra. Ok, preso, perfetto. Vai, power up. Oh, ghiaccio. Beh, guarda qui che robina. Ma chi ve le fa se non Andre Link? Chi ve le fa? Qualcun altro, certo. Mica sono l'unico che gioca a sto gioco. Ah, signore. Ok, preso. No, ma come? Ma dai, ma cioè, a parte che l'ho colpito con i piedi, prima cosa. Seconda cosa, che maniere sono? Eccolo qui. Allora, mi sono perso quasi sicuramente qualcosa, immagino, ma no, no, stiamo a metà livello. No, non mi sono perso niente allora. Anzi, se non altro, sta per finire il livello. Ecco, giusto per fare un po' di punti, lo prendo. Ah, ok, qua bisogna andare per forza sotto. Andiamo. Beh, questa proprio è evidente. Ah, ma non è? Ah, ok. Va bene. Sì, ma guarda, io ho giocato a Super Mario 64, Tato. Ti pensi che non so che le conchiglie si chiude? Ma per favore, ma per chi mi hai preso? Per un novizio? Beh, degli scroller sì, in effetti non è che sono molto pratico degli scroller di Super Mario. Ok, allora non mi piace sta zona qua perché no, vabbè, niente. Niente da fare. Allora, me l'ha buttato giù perché sono rimasto a galla, sì. E la terza ovviamente non l'ho beccata. Beh, un po' capito dove l'ho lasciata. Perché in genere quando poi edito il video lo vedo dove ho lasciato la moneta, un posto dove magari non sono entrato o non ho prestato particolare attenzione, però durante la partita devo proprio starci super attento. Altrimenti, Immersione ai tropici. Beh,
Oddio. Quanti fiori. Ah, a caso volevo fare il salto a parete, ma no. Va bene. Ma c'è. Oh, cavoli. I peggiori di tutti. Se poi questi sono i livelli dove ti inseguono i nemici, allora non penso li farò mai. Intendo. Che succede lì? Sì, vabbè, anche meno, eh. Tranquillo, che se non li prendo non è che mi muoio. Ma per favore. Ma ho premuto B. Ho premuto B. Un conto è Andre Link che fa il cretino per fare lo show. Un conto è Andre Link che preme B per non farsi ammazzare. Scusami. E dai. Non mi fido qua sotto. Ah no, invece devo fidarmi. Eccola qui. Oh, dov'è? Scappi? Immaginate se bisognava tenere anche d'occhio l'ossigeno. Non credo che l'avrei fatto molto volentieri sto livello, eh. Però per fortuna non ce n'è bisogno. Allora, ho mancato sicuramente la seconda. Quando è così che arrivi a metà livello senza aver preso la seconda. Purtroppo non mi sconfinfera molto. Dai, focussiamoci, focussiamoci per benino. Ah, ah, sì, sì, questo lo faccio, sì, sì, sì. Beh, qui è chiaro come il sole. Che ci sta a fare lì dove ti tira giù l'acqua? La pressione. Oh no, non c'è nulla qui a parte. Vabbè, la stella, ok. La per carità, bella, eh. Solo per questo? Ah, forse c'è una parte un po' più difficile. No, non credo. È appena in tempo per sconfiggere uno. Dai. Anche qui, wow. Questa è per la terza moneta, mi sa, però. Scusami. Passare col power up, mister... Sì, passare con un power up, effettivamente. Ah, ecco, mi sembrava, infatti. Mi sembrava strano. Ho capito, quindi devo arrivarci con la stella, in teoria. Quindi magari lì dovrei arrivarci con due power up. Con un Mario fiore o ghiaccio, ad esempio. E poi Mario grande che diventa piccolo. Potrei provarci, comunque sia. Però al momento non ho power up, quindi... Ah, potrei provare a riprendere la stella? Beh, potrei provare a riprendere la stella, effettivamente. Anche se non so se c'è abbastanza tempo, effettivamente. Ma non mi pare che ci sia abbastanza tempo. No, non c'è abbastanza tempo, infatti. Niente, anche qui tocca tornarci. Fa niente. Ah, dovremmo quasi... Oddio, questi qua inseguono. Dovremmo quasi esserci ormai. Beh, sì, sì. Sento proprio le nemici che si fanno sotto. Oh, libertà. Yeah! E no! Per poco. Ce l'hai fatta, sì. Sei arrivato. Oh, ora ce l'ha fatta contro Boom Boom. Il Mad Lad. Però prima andiamo... alla casetta di Toad. Per cercare di prendere un 1-up e cercare di prendere meno facce possibili di Bowser.
e a raccogliere più possibili. Se fossero un pochino più facili da prendere, pure pure. Presa. Quella è pari. Bene, zero. Aie. Niente, vabbè, niente, lascia perdere, va. Ecco, pareggio, dai. È andata male, lo so. Questo minigioco è ingannevole. Bene, andiamo a sconfiggere. Boom boom, torre dei rulli pungenti. Snappity. Questo non mi piace affatto. Dov'è? Ah, è questo? Ok. Ma... ah, qualche odio quando succede così. Non importa, non importa. Prenderò un altro power up sopra. Anche qui recuperare le monete sarà un parto, immagino. Ah no, non proprio, dai. Allora, andiamo qui, dai. Aia. Bella non è. Bella non è. Oh, cavoli, vedo qualcosa là che non mi piace. Ai ai ai, devo arrivarci là, c'è qualcosa di nascosto sicuro. Tra l'altro quella che ho preso era la seconda moneta, non la prima. Quindi l'ho persa praticamente all'inizio. Ecco qua, vabbè sì, era necessario. Non penso fosse necessario, però... qui non c'è niente. Andiamo sopra, dai. Metà livello. Ah, ecco! Qui c'era il tubo rosso prima che è comparso sotto per qualche secondo. E che io non ho preso. Non so quanto mi aiuterà Natsut, ma ok, facciamolo. Ah, ecco. Mi sembrava infatti strano. Sì, vabbè, me la sono cercata io, dai. Lasciamo perdere le mie scelte. Oh, cavoli. Ma qua solo in su va? Solo in... ok, pare di sì, pare. Ah, bisogna anche stare attenti a sti cosi qua. E quanto lungo! Ci siamo! Solo la prima ho mancato! Ok! Ci sta! Ci sta comunque. Vediamo ora che potere ha Boom Boom. Ora diventa invisibile magari. No, fa il doppio salto. Boom Boom. Dattina regolata comunque, eh. La difficoltà di questo boss è variabile.
Qui ora ci fa salvare e penso che sia il momento giusto. Ci fa salvare, quindi direi che è il momento giusto per interrompere il video. Ah, stavolta è davvero corto il video, anche perché... sì, i livelli bene o male sono questi. 1, 2, 3, 4 e 5. La prossima volta faremo 5 livelli, insomma. Non importa. Poi magari esplorerò anche sopra, il mondo sopra di ghiaccio. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo ovviamente domani. Ciao!